Marta for Kids arriva anche a Firenze, a BTO, hai raccontato il tuo viaggio, la tua esperienza che parte da un momento drammatico per poi rigenerare fiducia, forza ed energia. Ci racconti il tuo progetto e soprattutto che Italia hai visto? Beh, il mio progetto è quello di girare l'Italia a piedi e sono arrivato a buon punto, più di tre quarti, ho percorso 3.450 km a piedi. E perché a piedi? Perché è il mezzo di locomozione più vecchio del mondo e grazie ai social media ho delle strategie per far sì che la gente possa far parte di questo progetto, e a piedi perché è il mezzo di locomozione più vecchio del mondo. Non c'è bisogno di avere un'auto, non c'è bisogno di avvalersi dei mezzi pubblici, tutti possono farne parte, e ci sono stati dei giorni che ho camminato con 100-150 persone, altri giorni 10-15. Nel mio itinerario finora di 214 giorni, solo 13 giorni sono stato da solo. Perché? Perché c'è una grande affluenza e perché la gente crede nella beneficenza, crede che fare del bene faccia bene a chi lo riceve, ma soprattutto a chi lo fa. E io sono il presidente appunto di questa Onlus e sono presidente perché non voglio, anzi non ho spese. La gente che lavora per me è tutta volontaria e vengo ospitato dalle persone che appunto mi offrono ospitalità e che organizzano degli eventi di beneficenza per raccogliere fondi per questa patologia che è la malattia genetica più diffusa in Italia. Quindi un bambino su 2.500 ne è affetto e una persona su 25 è portatore sano. Se io ho scelto appunto questa patologia non tanto perché, anzi non ha assolutamente niente a che fare con quello che mi è successo, ma perché negli ultimi 10 anni la vita media delle persone è raddoppiata, e se io devo investire in qualcosa ed aiutare nell'immediato una ricerca che ha bisogno di fondi è appunto la fibrosi cistica. Che Italia hai scoperto? Che Italia ci puoi restituire, raccontare? Guarda, l'Italia, dicono che c'è differenza tra nord, sud, est, ovest. Questa differenza non esiste assolutamente. L'unica differenza è il cibo, le ricette tipiche e l'accento. L'accento cambia ogni 20 chilometri, però alla fine il cuore dell'italiano si vede un po' ovunque. Io ho vissuto in Inghilterra, ho fatto dei giri del mondo, e se c'è qualcuno che sta male, il primo a soccorrerlo è l'italiano. E questo la dice grande sul nostro grande essere italiano. Mi piacerebbe vedere le bandiere italiane sventolare in tutta Italia come lo si vedono in America, però noi non abbiamo tanto bisogno di questo, perché noi lo sappiamo alla fine dentro di noi che siamo quello che siamo, e siamo, diciamo, siamo belli perché abbiamo un cuore grande. Il momento è vissuto in questo viaggio che a tratti sarà stato anche molto difficoltoso. Sì, io cammino comunque con la pioggia, sole, vento, grandine, perché devo comunque arrivare in una determinata data in un determinato paese o città. Quindi ci sono stati momenti difficili, sentieri fangosi, col brutto tempo, sole. In Sicilia ho fatto Palermo-Messina in agosto, passando per Enna, quindi anche l'entroterra siciliano, dove avrei pagato per trovare un albero per fermarmi, però anche questo fa parte del viaggio, fa parte di una grande avventura. E comunque, con qualsiasi condizione atmosferica, c'è sempre stata gente che ha voluto venire con me. Mi chiedevano: ma Chris, ma sei sicuro di andare anche in questo brutto tempo? Sì, io non guardo le previsioni, io vengo governato un po' dal mio itinerario. Non importa che sia bello o brutto, l'importante è arrivare a destinazione. Diciamo che il viaggio è come la vita, ci tempra un po'. Sì, assolutamente sì, ci sono cose belle, cose brutte, però le cose brutte aiutano a vedere le cose belle in un'altra prospettiva, principalmente. Terminato questo viaggio appunto che hai fatto a piedi in Italia con uno scopo benefico, ricordiamolo, dopo cosa accade, cosa farai? Ma io credo che dopo questo viaggio, dato che ho visto un'Italia un po' diversa camminando per dei posti che pochi conoscono, ho fatto riscoprire dei posti anche a dei local, cioè a delle persone che abitavano lì, perché mi hanno detto: ma come hai fatto a trovare questi sentieri? Perché ho fatto una ricerca, perché li ho nella mappa, e mi ringraziano di aver fatto vedere il proprio territorio. Il mio prossimo obiettivo è quello di far vedere l'Italia dal punto di vista del mare, cioè un'Italia ancora più bella, perché io non l'ho vista, per quello che dico ancora più bella, perché io ho sempre delle belle aspettative, e credo che questo sia una marcia in più che puoi avere per la vita. Quindi voglio fare il giro d'Italia in barca a vela per far vedere anche da lì un'Italia dal punto di vista del mare. Vogliamo dire anche come magari le persone possono aiutarti in questo progetto? Ma questo progetto intanto è solamente un progetto così, perché io devo finire questo prima e mi mancano ancora 380 km, io prendo il giorno come viene e faccio il meglio che posso nelle 24 ore. Quando finirà questo
comincerò un altro, però sono focused in questo principalmente per aiutarmi le persone, non tanto per il progetto, però se vogliono donare, in blogdiviaggi.com c'è un IBAN che è direttamente relativo alla mia OLOS della quale sono presidente, della quale non abbiamo assolutamente nessuna spesa e tutti i fondi che noi riceviamo vengono stanziati per la ricerca. Già 60.000 euro sono stati stanziati alla IERFC, che è un centro di ricerca italiano che ha fatto dei grandissimi passi avanti e sta aiutando tantissime persone.